Allora, ormai è risaputo che le auto elettriche stanno facendo fallire le case produttrici di tutta Europa. Ormai è palese la cosa. Quindi, per risalire la china, una casa costruttrice cosa dovrebbe fare? Dovrebbe prendere a focus quello che il pubblico vuole. Cosa ha dimostrato il pubblico in questi ultimi anni? Ha dimostrato un ritorno al gradimento delle cose semplici. Ricordate la Panda 141, quella quadrata? Quella macchina soltanto 3 anni fa non la voleva più nessuno, neanche il regalo. Oggi gli esemplari di Panda 141 si va dai 1.000 euro del catorcio da sistemare fino a 6-7 mila euro della 4x4. Come la Panda 4x4, il Suzuchino o ad esempio macchine come il Defender, macchine come la vecchia 600. La vecchia 600 non la voleva nessuno 2-3 anni fa, adesso una 600 si vende in un batter d'occhio. Questo cosa significa? Significa che il pubblico, non tutti vogliono la macchina per fare il fighetto, non tutti vogliono il BMW, l'Alfa Romeo, il Mercedes, l'Audi. C'è una gran parte di utenti che vogliono una macchina semplice e che non rompa i coglioni o che non costi un rene quando, per una qualsivoglia ragione, succede una rottura. La casa che in questo momento storico sta andando più di tutte è la Dacia. La Dacia è una casa costruttrice che fa automobili di sostanza, senza troppa elettronica, senza prezzi esorbitanti, senza fighettinate, ecco, parlavamo di Panda 141, senza fighettinate che a tanti non servono, tanti non le vogliono e sono sempre di più le persone che vanno cercando in un'autovettura la sostanza più che l'apparire. Allora uno pensa, una casa costruttrice, vi faccio l'esempio nostrano, ma poi nostrano poi ma neanche tanto. Vi faccio l'esempio nostrano più vicino a noi, ma poi ne potrei fare altri 100.000. Stellantis produce la Lancia Y. La Lancia Y, che nacque come vecchia Y10, era un'autovettura carina, ben rifinita, ma che si adattava anche ad essere obiettivamente, come la Lancia Y precedente, un'auto da battaglia. Una macchina che costava all'epoca 10 milioni, in tempo di euro costava 10 mila euro. Comunque era una macchina che si riparava con poco perché era meccanica Fiat, il pianale era della Panda. Ricambi a buon prezzo. Una linea carina, chic, che piaceva molto alle donne, che piaceva molto anche ai banana sessuali attuali, vabbè, insomma, lasciamo perdere, non me la sento di dire uomini. Quindi, una casa intelligente cosa avrebbe dovuto fare? Dopo i fallimenti della 500 elettrica, della 600 elettrica, di quelle cagate lì che ha tirato fuori, avrebbe dovuto fare una Lancia Y. Dato che partivano da un telaio che era quello della 208, una Lancia Y sfiziosa ma abbastanza semplice,
come era la vecchia Y che nasceva sulla base della Panda. E allora adesso si cominciano a vedere nelle prime concessionarie le nuove Lancia Y su base Peugeot 208. Un mio amico che lavora in concessionaria mi ha detto: prega soltanto di non prendere un marciapiede, perché ha talmente tanti sensori e talmente tante parti progettate per rompersi alla minima, al minimo tocco, che riparare una Lancia Y oggi ti costa come un Audi A1, nonostante sia su base Peugeot 208. E allora è palese la riflessione che dobbiamo fare oggi. Ogni casa costruttrice, ogni produttore oggi sta facendo il contrario di quello che richiedono gli utenti, e in special modo nelle case costruttrici di auto. Ma perché stanno facendo questo? Si parte dai motori, motori che non durano più nulla, motori che sono compressi in un vano motore in cui non è possibile più neanche controllare l'olio, perché oggi l'olio si controlla tramite trip computer di bordo. Macchine che al primo tocco partono 3.000 euro, 4.000 euro. Macchine che alla prima minima avaria, un'avaria, quale potrebbe essere un'avaria? Potrebbe essere un'avaria dell'EGR, attenzione, lo so che l'EGR è dei diesel e la Lancia Y non è EGR, ma adesso lo hanno anche in benzina. Tra l'altro oggi in benzina hanno anche il filtro antiparticolato. Insomma, una serie di cose, orpelli, inutilità assolute. L'automobile è diventata un batticuore. Compro la macchina nuova, devo stare con il batticuore che non mi succeda di prendere un fosso, di prendere un marciapiede, di rimanere sotto un'alluvione, perché capita a volte che si allagano anche le strade, ma non è per forza un'alluvione di quelle mortali, e parte tutto, muore tutto. Debbo pregare che non si scarichi la batteria, debbo pregare che non ci sia un bug nella centralina. Cioè, ma come si fa ancora? E tutto questo perché? Per le normative della gabbia. Le normative della gabbia dicono che auto semplici come la Panda 141, come il Defender, come il Suzuchino, come tantissime altre, non si possono più vendere. E allora a questo punto tutte le case costruttrici avrebbero dovuto fare cartello contro, e invece no, anzi vanno fiere del fatto che loro rispettano tutte le porcate della gabbia europea. Veramente io non riesco più a capire, non c'è più rispetto per il consumatore, non c'è più rispetto per il cittadino, non c'è più rispetto per l'essere umano, non c'è più rispetto per la vita. Questo l'abbiamo visto in tante altre situazioni. Eppure il silenzio inquietante, il silenzio mortale la fa da padrona. È assurdo. Ditemi cosa ne pensate, ci vediamo domani. Ciao a tutti.